Foggia. Allora, Foggia 8, Macerata 10, ma la coppia di Foggia ha 9 in terra e 3 bocce in mano ancora, quindi in linea del tutto teorica la possibilità addirittura di poter vincere la partita. Vediamo adesso cosa decidono di fare i due ragazzi del comitato di Foggia, ricordiamo essere Gualano Mirko e Bonaventura Mirko. Gioca appunto, passa in mezzo alle due, è il secondo punto, quindi attualmente siamo 10 pari. La gioca ancora più larga questa volta. La forza è buona perché il campo dovrebbe venire giù. Se la forza è sufficiente per mettere il punto, si è aperta la boccia, si è allargata. Forse non è entrata. Vada. Tanto scusate l'esclamazione, ma è partita una boccia dal campo numero 4. Non c'è, no, non c'è. Quindi sono. Per rischiare la bocciata, c'è cioè la bocciata per vice, io la provavo. Vediamo se. La sottosponda dentro ha fatto partire. Vediamo se da. No, 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 niente, il suo tecnico non. Il loro tecnico non gliela fa provare. Gli dice di accostare. La gioca larga. Forse troppo. Non sappiamo la forza, ma visto che quella precedente è rimasta sopra, niente, 10 pari. La partita avvincente questa della coppia fra dei ragazzi. La terna sono 7-5 per Salerno. Di là intanto sembrerebbe aver alzato la coppia di Salerno per quanto riguarda la coppia allievi. Il bocciatore di Como continua a colpire inesorabile. Giocano sotto la tavola laterale destra questo tiro, si apre il puntista di Foggia, la rischia un po' verso la tavola, la boccia segue una traiettoria insidiosa vicino a da, ma è un'ottima boccia, resta sola. Vediamo adesso Macerata cosa deciderà di fare, se tirarla o accostare. Decidono di accostare, la boccia è di poco oltre il pallino. Stessa posizione a tagliare il campo, da sinistra verso destra. La boccia non cala verso la tavola, non fa il punto. Non fa il punto. Vediamo adesso se decideranno di tirare. Dichiarato il pallino? Il pallino. Vediamo se colpisce. No, Assadan non colpisce. La situazione adesso si sta facendo critica per la coppia di Macerata. Se... Mentre Como penso che giocherà per vincere questo tiro della coppia allievi. Sul campo numero 1 la coppia allievi, ecco Macerata di nuovo il pallino, stavolta lo colpisce, va a finire molto largo, è importante questa boccia adesso di Foggia, se riesce a giocare senza cercare di attaccarla al pallino, diciamo. Piccoletto dà le istruzioni a quello grande, gli ha detto di attaccarsi alla tavola giustamente per giocarla dritta. Ha spiegato il tiro, la gioca sul sicuro, dovrebbe farlo, non è sicuramente una boccia eccezionale, ma sul 10 pari va benissimo. Esulta il componente boccia decisiva, importante pugno al cielo. Vediamo adesso la pressione che starà subendo il ragazzo di Macerata, che gioca per vie molto più larghe, sempre dall'angolo. Non sembra la, no, forse la forza è,
Tanto sentite la boccia del comitato a Como, che può dare la vittoria finale e la coppia Mercanti Luca e Membrini Francesco si aggiudicano il titolo italiano a coppia per la categoria allievi. Grande prestazione la loro. Secondo me è stata la formazione che ha giocato fino adesso meglio di tutto, sia nel punto che nel tiro, sono stati veramente bravi. È stata veramente una prestazione superlativa la loro. Vediamo adesso, quando si ristabilirà un po' di tranquillità, un po' di silenzio tra il pubblico, cosa deciderà di fare il giocatore di Foggia. Adesso deve tirare la boccia del punto, se la prende giusta ha vinto, deve provare, non rischia niente. Vediamo se dichiara la boccia del punto. Parte il ragazzo di Foggia, tira, passa vicinissimo al verso giusto, la sfiora ma non la prende, ha un'altra opportunità, ha un po' di giro, un po' di effetto sulla sinistra, sembrava colpita, invece l'ha pelata ma non l'ha presa. Un'altra possibilità, vediamo, sempre per la coppia di Foggia. Tira bene anche questa, è incredibile, la stessa identica bocciata, sfiora di un millimetro la boccia del punto ma non la colpisce, e per cui dall'occasione poteva vincere 11-10. Adesso due bocciate perfette, è passato due volte un millimetro, se la tocca là ha vinto, veramente due bocciate perfette. E comunque un punto lo alza Macerata, la coppia di Macerata, 11-10, mentre invece la terna, adesso vi aggiorniamo sul punteggio anche della terna, 10-5 per il comitato di Salerno su quello di Catanzaro, 10-5, terna allievi. Macerata gioca sotto canale sui 18 metri, fa due pezzi, un'ottima prima boccia. Il piccolo bocciatore di Foggia, che prima ha avuto l'occasione, sfiorandola veramente per un non nulla, di vincere la partita, adesso tira questi due pezzi, è liscia. Non vorremmo che questo fosse la conseguenza delle bocciate di prima. Liscia i due pezzi, adesso occorre un attimo di calma, chiede di venire a vedere il gioco, probabilmente per recuperarla, come un giocatore diciamo maturo, un giocatore esperto, viene a vedere il gioco probabilmente solo per riconquistare la calma, dicevamo. Deve ritirarla comunque in ogni caso, vediamo adesso. Questa bocciata è importantissima. 11 Macerata, 10 Foggia. Liscia di nuovo. Credo che Foggia abbia avuto un calo dall'occasione prima. E vince intanto, si aggiudica intanto sul campo numero 4 per la terna. Si laureano campioni italiani la terna di Salerno, composta dai giocatori Pappacena Giuseppe, Contaldo Francesco, Romano Gianluca. Sul campo numero 3 intanto il puntista della formazione foggiana colpisce, muove di poco il pallino, adesso tirerà il pallino, immaginiamo. Adesso ha conquistato il punto, quindi va a punto Macerata, si è ribaltata completamente la situazione. Da una possibile vittoria per i ragazzi di Foggia si è passato a quasi una sconfitta. È stato sfortunato il bocciatore, ha tirato due bocce perfette a fondo campo, non l'ha presa. Gioca adesso alla disperazione, tira il pallino. Se prende il pallino ancora si può salvare. Vediamo, tira il pallino, lo colpisce. Questa partita sembra non voler finire mai.
lo colpisce, per sua sfortuna finisce un po' largo. Sono due punti un po' larghi, però sai com'è l'emozione, adesso devi vedere la freddezza del giocatore. Adesso vediamo. 12 a terra, anche se sono larghi a 28 metri. Sì, sono sempre, in effetti è sempre 10 e 2 12 come suol dirsi a terra. Vediamo il puntista di Macerata, gioca la boccia. Gioca la boccia, la forza è veramente partita al cardiopalma. Forse arriva, forse no. E sono ancora due punti all'avversario. Attenzione, l'ultima boccia, se leva, se toglie il punto vince. Se dovesse lasciarli tutti e due, se dovesse lasciarli tutti e due, è partita la coppia di Foggia, lascia la sua boccia, è indirizzata bene anche questa. Bisogna vedere solamente la forza. Non riusciamo, forse sembra corta, è corta. Sembra corta e vince la coppia di Foggia. Quindi si laureano campioni italiani la coppia di Foggia, Gualano Mirko e Bonaventura Mirko. Enorme soddisfazione. Il puntista l'ha vinta, ha colpito la boccia e poi il pallino. È il puntista che ha, dopo due lisci dell'avversario, colpito la boccia del punto, poi il pallino. E quindi grandissima prestazione del puntista di Foggia. In attesa delle prossime partite o delle eventuali prossime interviste, per adesso, come di consueto, ridiamo la linea al nostro regista e ci fermiamo per una breve pausa.